tutti, oggi sono qua per mostrarvi la mia TBR natalizia, o meglio, i libri che ho intenzione di leggere nel mese di dicembre. Non sono in realtà tutti strettamente connessi col Natale o con le festività, alcuni sì, altri invece per un motivo o per un altro vorrei leggerli questo mese. Non so quando troverò il tempo, però mi sembrava un'idea carina farmi una vera e propria TBR perché comunque mi piacerebbe partecipare a dei progetti. Iniziamo subito con un fumetto che, se non sbaglio, ho ricevuto l'anno scorso per San Nicolas dai miei genitori e che vorrei leggere a dicembre, perché ogni dicembre, tranne quello dell'anno scorso perché per un motivo o per un altro non sono riuscita, ogni dicembre ho sempre letto un fumetto di Craig Thompson e quindi quest'anno mi piacerebbe leggere Polpette spaziali. Questo fumetto è edito dalla Rizzoli Lizard a un prezzo di 35 euro ed è l'unico fumetto di quest'autore a colori. La storia è ambientata nello spazio, ero anche stata alla presentazione di questo fumetto quando l'autore è venuto a Rimini e ne sono rimasta molto colpita perché si presenta un po' come un fumetto diverso rispetto a tante altre sue opere, ad esempio Blankets o Abibi. È più un fumetto simpatico, avventuroso, anche se in realtà racchiude delle tematiche comunque molto forti che riguardano la famiglia. Infatti il fumetto si apre proprio con la scomparsa del padre della protagonista, Violet, che si metterà quindi alla ricerca del padre. Se non ricordo male, ci dovrebbe essere anche una sottile critica alla società d'oggi, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'inquinamento. È una storia ambientata nello spazio, in un futuro ipotetico, quindi un'ambientazione secondo me fantastica e Craig Thompson è un autore che apprezzo molto. Continuando, abbiamo un libro che ho recuperato proprio recentemente, ovvero Natale con delitto. Questo libro è di Mavis Doriel Hay, edito da Lindau, ha un prezzo originale di copertina di 19 euro, se non sbaglio, è stato cancellato perché io l'ho acquistato da Libraccio, l'ho pagato 10 euro. Sono molto curiosa di leggere questo romanzo, innanzitutto perché è ambientato a dicembre, si tratta di un giallo e sapete che è un genere che mi piace molto, anche se spesso tendo a preferire quasi esclusivamente Agatha Christie, quindi mi piacerebbe aprire un po' i miei orizzonti. Questa mi sembrava la lettura ideale perché leggendo la trama mi sembrava di leggere la trama del Natale di Poirot. Ovviamente mi auguro che non sia la copia spiccicata, però non so, ho sentito una connessione con questo libro e quindi l'ho accaparrato, anche perché era a metà prezzo, quindi come lasciarlo lì? Sir Osmond aveva contattato l'avvocato per cambiare il testamento e si è accordato per modificarlo subito dopo Natale. Per questa occasione ha riunito tutta la famiglia, partendo dai figli, i parenti, ma anche la bellissima segretaria di Sir Osmond, e subito dopo i festeggiamenti succede però il fattaccio, perché Osmond viene infatti trovato morto. Diciamo che quasi tutti avevano un motivo valido per far fuori Osmond e sicuramente la modifica del testamento, elemento chiave in tantissimi romanzi della Christie, avrà fatto scattare qualche cosa nell'assassino, o almeno mi immagino così. Vedremo, vedremo, sono veramente molto molto curiosa. Proseguendo, abbiamo un grande classico del Natale. Io almeno associo sempre ogni anno il Natale a Harry Potter. Non so se vi ricordate, un paio di anni fa avevo incominciato a rileggere i libri di Harry Potter, avevo letto La pietra filosofale e La camera dei segreti in inglese. Quest'anno direi che è giunto il momento di continuare questa bellissima tradizione leggendo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Come vedete, questa è la mia edizione inglese della Bloomsbury, che ha un prezzo di copertina di 6,99 sterline. In realtà ho una fortissima tentazione di rileggere questo libro nella sua versione illustrata, che non ho tirato giù dalla mensola dove ho tutti i libri, perché sapete non ho una vera libreria qua in casa, però vedremo. Mi piacerebbe rileggerlo in inglese perché non l'ho mai letto in inglese, mi piacerebbe allenare di più la lingua. È un sacco di tempo penso che non leggo nulla in inglese, quindi mi piacerebbe tornare ad allenarmi e magari ogni tanto potrei sfogliare la versione illustrata, che comunque è un gioiellino. Non penso che abbia bisogno di presentazioni Harry Potter, quindi proseguiamo con la prossima lettura. Anche questo per
penso sia un classico del periodo natalizio e dello schiaccianoci. Questa bellissima edizione è della Rizzoli Burra, ha un prezzo di copertina di 15 euro ed è illustrato da Sanna Annuca. La storia invece è di Hoffman. Questa edizione è uscita, se non sbaglio, un paio di mesi fa. E sono gasatissima, mi piacciono moltissimo le illustrazioni e la storia la conosco perché ho visto diversi cartoni ispirati comunque a questa storia, ma non ho mai letto il libro. Quindi sono molto contenta che la mia amica Arianna, del filo di Arianna, di cui trovate il canale nelle schede qua sotto in descrizione, per il suo gruppo di lettura dedicato ai classici, abbia scelto lo Schiaccianoci. Cioè, in realtà non è che lei ha scelto di leggere questo libro, ma tutti noi abbiamo votato a gran voce per leggere insieme lo Schiaccianoci. Quindi sono molto contenta di poter leggere qualcosa insieme a lei e soprattutto di approcciarmi appunto a questa storia. La storia vede protagonisti due bambini che attendono con grande ansia il giorno di Natale. Un amico della loro famiglia regala uno schiaccianoci molto pregiato in legno, che sembra in realtà un oggetto qualunque, ma da cui partirà una bellissima avventura. L'ultimo libro che leggerò a dicembre, letteralmente l'ultimo libro della TBR che ho in programma di leggere proprio nell'ultima settimana, ta-da! Mistletoe and Murder di Robin Stevens. Siamo ormai giunti al quinto libro della serie Miss Detective, se non sbaglio. Questa è l'edizione inglese della Puffin, ha un prezzo di copertina di 6,99 sterline. Esiste però anche la versione italiana, solo che mi piaceva di più questa in copertina flessibile, anche perché, non so se riuscite a vedere, la copertina è proprio di un rosso Natale metallizzato. Cioè, tutte le altre copertine sono matte, come vedete, come il retro, diciamo, di questo romanzo. Sono curiosissima di leggerlo, non posso dirvi che anche della trama, perché si tratta del quinto capitolo della serie Miss Detective. Ho letto adesso sul retro del libro che è inclusa anche una short story proprio natalizia, quindi sono super gasata, non vedo l'ora. Se siete interessati a leggere questo romanzo, vi consiglio di tenere d'occhio, oltre al mio canale, quello di Arianna, Giorgia ed Alessia, di cui trovate tutti i contatti qua sotto in descrizione, perché quando arriverà il momento, fine dicembre, vi annunceremo ufficialmente date, modalità e quant'altro della read along. Questi erano quindi tutti i libri e fumetti che voglio assolutamente leggere nel mese di dicembre. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete in programma di leggere qualcosa di specifico, di particolare in questo periodo, se avete intenzione di fare delle letture tematiche o se vi lascerete trasportare. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!